bene, siamo in diretta all'assemblea dell'EUR del PD, ricostruiamo il PD Roma, stiamo aspettando altri amici e compagni, anche se sembra un po' obsoleto che arrivino, però nel frattempo è d'obbligo. Adesso io il Manus l'ho portato per tutti, mi sembra carino e intelligente prenderci, guarire prima da questo mal di stomaco, così una volta che siamo guariti siamo anche più pronti e saldi per ricostruire, quindi insomma... Però se è guarito prima, state, non guarire fuori noi, state... Ma che... Che roba? Sì, scusa, troppo piccolo, il Manus è una... è per il mal di stomaco, ora se lo vuoi passare agli altri, passa, come chi ce l'ha se lo fa passare. Il lavoro? Comunque... è venuto domenica sera, basta. Grazie di essere intervenuti. Adesso, a parte gli scherzi iniziali, che poi tanto scherzi non sono, qua più che mal di stomaco ci è venuta una certa ansia e rabbia, perché è chiaro che i risultati di domenica sono risultati schiaccianti, non hanno, come dire, non prevedibili, perché era un po' una sorta di morte annunciata, ce lo siamo detto un po' tutti tra di noi, noi che ascoltiamo i territori, noi che siamo in mezzo alla gente, sappiamo che è così. Forse in queste proporzioni non me l'aspettavo neanche io, non se l'aspettava neanche la comunità del PD di questo municipio, anche se poi insomma in certi territori del nono municipio Grillo ci dà una bastonata pazzesca, regge in altri come l'Euro, ma l'Euro è chiaramente una zona omologabile ai Parioli, ai Prati, a zona Prati, quindi una zona abbastanza moderata. E quindi questa è la verità, che noi acchiappiamo il voto moderato, i voti dei moderati del PD, non la destra che ha deciso di votare al ballottaggio la Raggi, prendiamo i voti moderati, quindi c'è stata una metamorfosi del partito in questi due anni, cioè noi siamo passati da un partito che prende due anni fa il 40%, con picchi del 50% all'Euro, e sicuramente lo saranno stati anche Carioli, sì, in zona del secondo municipio, e poi hai in due anni soli, come ha detto Renzi, fai zapping, l'elettore fa zapping, e hai un partito che oggi è ridotto a Roma al 16%, con picchi verso il basso del 12-13% a Tor Bella Monaca, Ostia, dove il grillismo e il 5 Stelle arriva anche a, aiutarmi, oltre il 40-43, tu sei lì, ecco, vieni da quel territorio, lo sai. Quindi insomma, stiamo parlando di cifre molto importanti, quasi ai limiti dell'inimmaginabile, ma tant'è, e abbiamo subito una delle forse più cocenti sconfitte della Seconda Repubblica, tant'è che siamo di fatto entrati nella terza, perché questo tsunami ricorda un po' la Tangentopoli del 92. Ora speriamo che non vengano annientati i partiti del tutto come furono annientati nel 92. Tu eri troppo piccolo, Valerio, cioè troppo piccolo, tu non esistevi proprio, ma tanti di voi non esistevano nel 92, e quindi sono stati cancellati due grandi partiti, la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. Resta il PC con la storia che sappiamo, e vabbè, siamo qui insomma, a celebrare, speriamo non i funerali del Partito Democratico, ma la sua rinascita dalle ceneri come l'araba fenice. Ecco, analisi del voto. A caldo è difficile fare un'analisi del voto, perché col cuore ancora palpitante, la rabbia in circolo, è difficile fare un'analisi seria, soprattutto del partito a Roma, perché noi siamo poi dirigenti, la gran parte, anzi io saluto tutti i candidati qua presenti, sono candidati ai vari municipi di Roma. È stata una difficile battaglia, difficilissima, per le preferenze soprattutto, perché le preferenze non le hanno volute dare gli elettori, o non le hanno sapute dare. La combinazione, il combinato disposto è micidiale, perché che non abbiano voluto, non abbiano saputo, comunque il risultato è che sono crollate le preferenze nei municipi e anche nel comune. Non ha retto la nostra forza al collante che abbiamo noi come circoli nel territorio, e i consiglieri hanno sì portato il loro bagaglio di preferenze, di voti, ma non riuscendo però ad arginare il voto al 5 Stelle, che è stato, notate, al secondo turno anche disgiunto rispetto al comune, cioè la Sabrina Alfonsi del primo municipio piuttosto che la Francesca del Bello e Parioli del secondo municipio
hanno beneficiato di un voto disgiunto tra comune e municipio, il che vuol dire che lì la diga è stata, insomma, si può dire, la presenza di una amministrazione municipale che sicuramente ha fatto meglio rispetto al resto, però non è un, come dire, un dato oggettivo, perché noi abbiamo tanti presidenti di municipio bravi che sono stati travolti dallo tsunami, travolti, anzi io, se permettete, facciamolo un applauso a tutti i presidenti, i consiglieri comunali, che sono stati travolti loro malgrado da questo tsunami. Ora è vero che questa roba un po' lascia, come dire, butta delle ombre sulle responsabilità individuali, perché poi io il presidente di municipio l'ho fatto e uno sa quando ha delle responsabilità individuali, però è anche vero che l'ondata era inarrestabile, era francamente inarrestabile, cioè ci fosse stato chiunque al posto di Giachetti o al posto di questi presidenti di municipio sarebbe stata comunque un'ondata micidiale. Quindi va dato atto che è stata di fatto falcidiata in questa tornata elettorale una intera classe dirigente di presidenti giovani e con loro gli assessori, le giunte, i consiglieri municipali, che probabilmente meritavano un momento migliore, però tant'è, sono sicura che avranno la forza, il coraggio e la capacità di ricostruirsi anche dalle macerie, perché poi chi è forte ha volontà, coraggio, onestà, anche nel momento drammatico come questo si sa ricostruire. Siamo qui perché non abbiamo voluto aspettare, come dire, il De Profundis, non abbiamo voluto aspettare che si buttasse come ai tempi dei cartaginesi il sale su Cartagine, Cartago te la est e ci butti il sale per decretare neanche una minima ricrescita di un minimo fiorellino sul terreno di Cartagine. No, noi non vogliamo una cosa del genere sul nostro PD, vogliamo anzi buttargli un'ancora di salvataggio, lo vogliamo noi, ma immagino che lo vogliano tutti, a tutti i vertici, però va fatta una riflessione profonda su che cos'è oggi il PD, su che cosa è diventato, su che cosa vuole diventare, se ha possibilità e voglia di rigenerarsi, e soprattutto dov'è che abbiamo sbagliato con gli elettori, perché se gli elettori in 2 anni sono passati da un 40% a, parlo a Roma, che Roma è andata poi molto bene 2 anni fa, a un misero 16%, oltre Mafia Capitale, oltre il commissariamento, oltre la imbarazzante di Gianda Marino, qualcosa sarà successo. Chiediamoci che cosa, ce lo chiediamo con molta onestà intellettuale, siete chiamati qui per questo, in diretta streaming, e non per, come dire, nascondere la verità o tentare di salvare il salvabile, piuttosto che lesinando critiche, se c'è da fare, se ci sono critiche da fare. Però secondo me va fatta un'analisi seria, approfondita, che io in qualche minuto provo ad azzardare, perché voglio lasciare la parola anche a voi, che siete dirigenti territoriali, ma siete anche elettori del PD, che ci avete sempre seguito. Secondo me il commissariamento ha un senso nell'emergenza, cioè il commissariamento a Roma, come anche a Napoli, come è stato in Sicilia, era dovuto, perché ricordatevi lo tsunami di Mafia Capitale. Il problema era anche giusta la figura di Orfini, fatemelo dire senza nessun tipo di polemica, perché forse lui in quel momento rappresentava quella parte della sinistra del PD che conosceva bene Roma, che aveva una sua storia anche politica a Roma con la sua come dire, giovane corrente, e che quindi poteva rappresentare un punto di riferimento per tanta sinistra a Roma. Se ci fosse stata Letizia Prestipino piuttosto che Gabriele, piuttosto che Augusto Gregori al posto di Orfini, probabilmente tanto partito non avrebbe riconosciuto noi come figure in grado di tenere salda come dire, il timone nel momento della gran tempesta. Quindi la scelta di Renzi, fatta in poche ore, ti assicuro, in poche ore della notte, è stata anche una scelta, come dire, condivisibile. Il problema è quello che è venuto dopo, cioè i subcommissari calati dall'alto, che per carità ci può anche stare che un subcommissario sia di Napoli, uno di Venezia, uno di Torino, perché non deve avere appigli col territorio. Ma qual è stata l'altra faccia della medaglia? E questi subcommissari, poveracci, anche loro, non so, messi in una situazione del genere, non hanno avuto la capacità di entrare nel profondo del territorio delle periferie romane, non conoscevano i luoghi, non si sono fidati di determinate classi dirigenti,
più o meno affidabili, e quindi non hanno saputo tenere il polso alla situazione, se non con regole molto rigide e ferre, che sicuramente hanno un loro senso in emergenza, ma che hanno un po' allontanato, come dire, anche gli elettori e gli iscritti dai circoli. Quindi regole rigide sì, ma non a questo punto. È mancato il polso della situazione, il PD ha smesso di parlare alla città, perché ha smesso di parlare alla città, tutto preso dai suoi problemi interni, di giudiziari, morali, politici e quant'altro, e ci siamo ritrovati in un anno con la vicenda, triste vicenda, amara vicenda Marino, mal gestita, perché prima sì, poi no, e poi no, e quel no è stato omicidiale, perché poi si è arrivati all'epilogo, tutti ricordiamo, no, della famosa... le famose dimissioni di fronte al notaio, che ci hanno rinfacciato, ci continueranno a rinfacciare tutta la vita quegli elettori che comunque per Marino avevano stima e simpatia. Quindi qual è stato il risultato? Che alla fine tu ti sei presa pure l'antipatia di chi in qualche maniera aveva simpatia, scusate il bisticcio di parole, per Marino. Quindi si è aggiunto scontento a scontento. Io penso che adesso addebitare tutte le colpe a Orfini come l'unico vittima sacrificale non sia neanche giusto, perché Orfini tanto non ha governato da solo, ha governato con un po' di persone che gli sono state intorno e che hanno in qualche maniera avuto una parte decisiva nella campagna, nella scelta delle candidature al comune, nella scelta dei candidati presidenti e nella scelta dei vari, nell'adempimento delle liste municipali, sia per quanto riguarda la lista del PD, sia per quanto riguarda le liste annesse e connesse civiche al PD. Quindi parliamo della lista Giachetti e della lista Più Roma per Giachetti. Quindi, voglio dire, chi si è messo lì al tavolino a disegnare le presidenze dei municipi, non è che è stato solo Orfini, no, è stata un'equipe che ha lavorato in questi mesi e che è stata bocciata da questo punto di vista. Sarà bocciata perché c'è stata una bocciatura fallimentare dell'elettorato, tolte alcune candidature che sono piaciute, che sono espressioni di territorio, che invece hanno preso i voti. Adesso non voglio dire solo Erika Roic, c'è Daniela Spinaci che ancora non vedo in primo municipio, c'è Stefano che non ce l'ha fatta perché c'è Isabella, dove sta Isabella? Insomma, ci sono persone che Antonio che con molta generosità si sono messe a disposizione, hanno fatto la loro parte e chiaramente sono state anche loro travolte da questa ondata micidiale. Erika è arrivata al sesto posto, in altri tempi sarebbe entrata anche all'opposizione. Oggi il PD è il 16%, nei municipi prende 2-3 consiglieri più presidente. Al comune prendiamo 6 consiglieri più il candidato sindaco che non è riuscito. Quindi facciamoci dei conti, siamo in netta minoranza ovunque. E la minoranza ce la dividiamo l'opposizione con Fratelli d'Italia, con Marchini. Dimentico qualcosa? Lista civica, poca roba, Fassina, un Fassina al comune, una Lega, ma zero di questa roba, zero nei municipi, quindi noi avremo 5 Stelle contro il resto del mondo, cioè di fatto questo è 5 Stelle contro il resto del mondo. Il resto del mondo, figurati noi come possiamo andare d'accordo con il resto del mondo, perché il resto del mondo è Fratelli d'Italia, voi capite che un'opposizione che va dal PD a Fratelli d'Italia passando per Fassina, che non ci sta nei municipi, Fassina sta solo con un unico seggio al comune, quindi la sinistra è annientata, quindi siamo a discutere, a Roma è annientata, la destra è spappolata e non esiste, è divisa, esistiamo noi come baluardo, ma siamo l'ultimo baluardo di argine al grillismo, cioè, diciamocelo. Allora, noi abbiamo, ora io venerdì sono stata convocata in direzione nazionale, andrò con molta attenzione a sentire se sarà una resa dei conti o reiterazione, o sarà invece una riflessione pacata, intelligente e anche sensata sul futuro del Partito Democratico. Speriamo che non alzino la sciabola le minoranze PD, perché poi insomma in questo momento è facile infierire, io sono una dirigente di partito, mi hanno sempre insegnato che nei momenti di difficoltà bisogna essere saldi, ragionevoli, uniti, poi le cose le cambi con i fatti dopo. Quindi andiamo a sentire se Renzi avrà intenzione di chiedere le teste di qualcuno, dimissioni di qualcuno, sia in segreteria nazionale sia nel partito romano. Però è chiaro che noi vogliamo, non è che solo i grillini sono i portavoce della gente, ragazzi, qua dobbiamo diventare noi portavoce dei cittadini.
Così che quelli scrivono portavoce su un manifesto e di fatto si legittimano ad essere portavoce di qualcuno. Oggi ridevamo con i ragazzi di uno che sta facendo il reclutamento degli assessori municipali su Facebook. Ecco, Gianluca, ci siamo detti, siamo al livello più basso della politica, perché la politica vuole la selezione a priori della classe dirigente, una selezione seria di competenze. Non è un caso che noi abbiamo candidato la nostra meglio gioventù, ma poi vuole anche, ma gioventù intendo dire, no, non intendo dire suona graficamente, le nostre migliori risorse, ma vuole anche una capacità di selezionare. Una volta la selezionava il partito, ragazzi, ed erano partiti seri con dirigenti seri che sapevano fare le selezioni come professori universitari. Oggi che facciamo? Ci affidiamo a internet per... È chiaro che ti arriva una serie di persone, poverine, ci mancherebbe altro, disoccupate, che aspirano, che ti portano il curriculum, giustamente, come lo porterebbero un'azienda che seleziona personale. Ma siccome un partito non può selezionare le persone su Facebook, cioè ti può ricevere, cioè voglio dire, può ricevere, ma può dire, chi vuole fare l'assessore mi scriva su Facebook, lo trovo una roba, ragazzi, imbarazzante. Allora, questo è quanto. Ora vediamo se poi facciamo gli auguri al 5 Stelle perché possa governare questa città che sta praticamente sull'orlo del precipizio. Ma è chiaro che qua va fatta una posizione seria, ragionata, mirata sulle proposte, sulle loro idee, sulle cose sbagliate che fanno, senza accanirci se fanno cose giuste, ma accanendoci alla grande se fanno cose sbagliate, che qua c'è il rischio che in mano a persone incompetenti che non hanno esperienza si naufraghi ancora di più. Questo è il rischio vero, questo va al di là di tutto. Quindi io adesso vorrei sentire voi, però l'idea era questa. Cominciamo a dire la nostra. Ora è chiaro che prima del congresso, quando penso che il congresso romano, signori, più tardi di ottobre non si farà, perché facciamo il referendum, concentriamoci sul referendum, perché comunque questo è un partito che ha votato con individuali dissensi, ha votato sia l'Italia come la riforma costituzionale, quindi mi pare anche poco carino tirarsi indietro adesso quando l'hai votata, non è che Goto quando ha di che lo critica una legge che lui stesso ha votato, con la fiducia, d'accordo, ma sempre l'hai votata. E ha detto questo, cerchiamo di capire come riprendere la rotta a Roma. Io propongo veramente, cioè fosse per me si farebbe, sarebbe fare un partito aperto all'americana, dove iscritti e non iscritti non solo stanno in un luogo pubblico a discutere, ma se ne vanno con appuntamenti settimanali in quartiere per quartiere a chiedere notizie di come vanno le cose, a chiedere e raccogliere le istanze, proprio con banchetti organizzati, settimanalmente, volontari, a turno. No, queste cose però le facciamo, ce le siamo scordate, signori, le facciamo pure noi, le facciamo pure noi, che poi siamo imborghesiti e non abbiamo più fatto. Ma quante volte con i ragazzi noi siamo stati a Via Europa e ho visto Santilli, o Borioni, o Cettina stare nei quartieri, non diciamo, cioè queste cose le abbiamo fatte anche noi, le abbiamo sempre fatte. In tanti ce ne siamo dimenticati, questa è il risultato. Sapete, un mio amico dei 5 Stelle una volta mi ha detto: voi fate paura perché accanto ai 5 Stelle su Via Europa ci state voi. Quindi voglio dire, alla fine se ci stai in mezzo alla gente con gazebo, gliela fai la concorrenza, no? Per forza di cose, poi adesso loro governano e a noi sta a raccogliere il disagio, lo scontento. Quindi io lo farei così, un partito fluido, moderno. Non è che puoi pensare che siccome Lamberto abita via Fiume Giallo si deve iscrivere alla sezione. Ma ragazzi, i circoli sono aperti, cioè se Certino vuole venire qua, viene qua, se parla per Stivino vuole andare all'Euro o a Prati, va a Prati. Cioè io devo stare nei luoghi dove mi piace fare politica, dove ho una condivisione di intenti e di valori e dove mi piace quella comunità come lavora. E no, basta con questa ristrettezza che cioè, o abiti a via Divisione Torino 29, allora vai, altrimenti non vai da nessuna parte, perché o noi apriamo, ma se ci chiudiamo in questo momento davvero non facciamo il bene nel nostro né del PD. Quindi io pensavo di far iniziare appunto un percorso che poi facciamo salire come un'ondata, insomma, di alta marea, lo facciamo salire e lo porteremo alle debite sedi. Poi, come tutti, useremo lo strumento del congresso, vedremo, faremo le nostre riflessioni sia sui congressi municipali che quelli romani, quello romano, però l'idea era di
cambiare verso al verso del PD di adesso, perché il verso del PD a Roma in realtà non è mai cambiato. Cioè, e se è cambiato, è cambiato male, è stato mal interpretato. Allora, se cambiare verso è simbolo del renzismo, allora no, perché diamo troppa, come dire, caratterizzazione alla parola. Ma cambiare verso vuol dire che noi dobbiamo fare una inversione di marcia brusca, veloce, per evitare di andare a scontrarci con altre macchine, ritornare sulla carreggiata giusta e prenderci come obiettivo una meta importante, che è quella di ricostruire la fiducia dei cittadini, perché si è interrotto il rapporto di fiducia tra noi, la comunità del Partito Democratico e i cittadini. A me sta cosa mi fa tanto dispiacere, perché qui dentro siamo stati tutti, o siamo, chi è amministratore come me, ce ne sono stati tanti altri. Sinceramente, sentirmi dire, Patrizia, magari lo facciamo perché ce lo dici te, va bene, no, non lo dovete fare perché lo dice Patrizia o Cettina, lo dovete fare perché credete che il Partito Democratico sia il vostro valore di riferimento, sia il serbatoio dove immettere buone idee, buone proposte, buone intenzioni e renderle concretamente atti deliberativi. Ecco, io mi pare che è molto ambizioso come progetto, sicuramente dovremmo fare come l'Araba Fenice, risorgere dalle ceneri, perché di ceneri ormai, signori, si tratta. Poi ce le siamo messe sul capo, direi che togliamoci la testa e riprendiamo a lavorare. Grazie e partiamo con gli interventi. Chi vuole intervenire? Vai. Ok, chi vuole? Madre, sei il futuro del Partito Democratico. Ciao zio! Vai, Alessandro Dori. La tua relazione iniziale è stata molto convincente, molto passionale, strutturalmente sempre buonista e veltroiana, quale tu sei stata nata. Non è una offesa, no, è una cosa positiva, sia chiaro. Patrizia Prestipino è bene o male una bandiera storica del nostro territorio. Chi la critica e chi è contro, chi è a favore, chi la ama e chi la stima, è comunque un dato di fatto, un punto di riferimento del nostro territorio. Qualcuno forse si ricorda che è un punto di riferimento del territorio soltanto quando crolla il palazzo. Quando sta per arrivare invece lo tsunami, come è successo in questa campagna elettorale, abbiamo chiesto insieme le preferenze, dico le firme per fare le primarie, perché già sapevamo quale tsunami era pronto nel nostro territorio, non al municipio. Offesi da tutte le parti possibili e immaginabili, perché dovevamo toccare chissà che e chissà cosa. Noi abbiamo aperto la stagione dei disoccupati in politica. Siamo stati il partito che abbiamo pensato che mettendo Tizio, Caio, Sempronio in quella lista o a fare l'assessore o a far cosa avremmo risolto il problema di questo o quella componente, di questo o quel personaggio, di questa o quella situazione. Ma ci siamo trovati poi con un pugno di mosche in mano, a titoli positivi e a titoli negativi. Se la destra e tutti gli altri fossero stati così bravi a convincere ad andare a votare per questo o per quello, avrebbero votato per loro, cioè gli avrebbero detto votate per noi. Invece questo evidentemente non è successo, perché hanno preso con voti. Invece a me la cosa che mi fa paura di tutto questo è che a votare sono andati gli elettori, cioè giustamente direte voi, no? A votare ci sono andate le persone. Perché hanno votato per la destra o per la sinistra? Cioè, se vi faccio una domanda, il Movimento 5 Stelle è di destra o di sinistra? Voi qui dentro sono sicuro che mi direte di destra, ma se io prendo una persona per strada che gli chiedo Di che parte sta il Movimento 5 Stelle? Lui dice, non mi interessa, però voto lui. E quindi a me quello che mi impensierisce, se vogliamo, è il fatto che mancano l'appartenenza ad un ideale. Cioè, quello che io sono, cioè io sono orgogliosamente del PD perché condivido i principi del PD, condivido lo statuto e tutto quanto. Evidentemente sono queste persone, non sanno, sono nel partito della propria pancia. Quindi... Quindi voglio dire, quello che noi dobbiamo riuscire a fare è riuscire a riportare le persone a pensare a che cosa vogliono appartenere. Come ci possiamo riuscire? Secondo me soltanto proponendo un progetto più bello del loro,
Cioè dobbiamo ricostruire, dovremmo, scusate, io non voglio insegnare niente a nessuno, non sono una maestra, non voglio, professoressa qui ce n'è una. E basta. È la migliore di tutti, quindi secondo me l'unica alternativa, l'unica cosa che abbiamo è quella di poter fare, costruire tutti insieme un progetto nuovo e proporlo alle persone, non solo qui, ma anche come diceva qualcun altro, nelle piazze, su una cassetta di frutta. Nel mio caso meglio un pallet perché la cassetta di frutta non merece. Però comunque solo in questa maniera. Un'ultima cosa, vi prego, scogliamoci di rosso la vicenda Marino perché è chiusa e archiviata. Vi ricordo che Renzi ha detto una cosa nella vicenda, durante la vicenda Marino. Disse: Marino, sei in grado di governare, governi. Se non è in grado, vada a casa. Marino l'ha fatto. Prima sì. Poi ci ha ripensato e poi è toccato, siccome non era in grado, ha dovuto andare a casa. Abbiamo l'unico partito che ha preso il proprio candidato e l'ha mandato a casa. Questo è il motivo. Non lo so, perché per come se io ritengo che non fosse proprio un grande governante, però comunque è stato fatto questo. Però ormai la vicenda archiviata, scogliamoci di dosso, andiamo avanti. Viva il PD! Bravo! Allora! Giovane iscritto di questo circolo, vieni qua. Straordinario il nostro Nicolò, ha fatto una campagna insieme a noi bellissima. Allora io già mi siedo perché sono lo dico subito. Allora mi sono puntato un po' di cose perché sennò mi scoppio. Allora io vorrei raccontare la storia di Anna. Anna l'ho incontrata qui vicino, bazzicava sempre con questo banchetto. Io dico, ma questa che sta a fare con questo banchetto? Allora, una volta o due volte, insomma, mi ci sono messa a chiacchierare. Che non era il PD il banchetto? No, era un banchetto che, insomma, chiedeva un po' l'elemosina, un po' cercava di arrotondare e così. E la signora Anna, dopo un po' di chiacchiere, ah, che bel faccetto tondo che c'hai, come sei carino, tutto cicciottello, mi fa, dice, sì, parlavamo, io sono del PD, insomma, signora, mi raccomando, deve dare il voto a Giachetti, ha detto, ah, sì, no, perché a me Giachetti mi sta simpatico, io lo dico, signora, ma perché, insomma, lei sta qua, che cosa fa? Dice, bello mio, a me mi tocca arrotondare, e io vivo 480 euro di pensione. Allora, i temi per me sono questi. È inutile che stiamo qua a parlare delle cose, quella è il voto di destra, è il voto di sinistra, sì, va bene tutto, però insomma, secondo me i temi sono questi. La signora che prende 480 euro di pensione e che se vede questi che magari prendono 120.000 euro, 250.000 euro all'anno di stipendio. Il mio amico archeologo che sta a lavorare al bar, che se fa un culo così da mattina alla sera. A studiare i censi perché non c'ha una lira a fine mese. Il mio amico traduttore che è dovuto andare in Germania, che è una testa così, che è un'altra testa che se ne va dall'Italia, perché c'ha la mamma e la nonna che stanno nelle case popolari e che quindi loro i 1000 euro al mese per campare non glieli possono dare. Allora questi sono i temi su cui secondo me noi dobbiamo cominciare a ragionare. Questi sono i temi su cui dobbiamo tornare a ragionare, perché ovviamente nel momento in cui tu hai giovane non sei valore. Ah, poi un'altra signora, mia nonna, 83 anni. Bello di nonna, dice bello di nonna, oggi vado al mare. Dico no, brava, va al mare, va a prendere il trenino di Rossi. A un certo punto il trenino a Tor de Valle si rompe. Mi nonna, 83 anni, con due cosce così che non riusciva a camminare, se l'è dovuta fare a piedi. Allora, questi sono i temi. Per questo la gente è incazzata nera e va a votare 5 Stelle, capito? Questi sono i temi. Poi, un altro discorso. Le periferie. Allora, le periferie, è importante cominciare a comunicare con le periferie, perché queste periferie sono isolate. Stanno tutti da soli. Allora, la sera ci stanno i mezzi pubblici, vai a prendere notturno. Allora, tu mi devi dire la persona che deve prendere notturno. Noi giovani, noi ragazzi, ma anche, che ne so, Patrizia che ne so, metti che Patrizia abita a Spinaceto e se ne vuole andare al cinema. Non c'è paura. Ma mi dici te che Patrizia può andare al cinema perché ci deve aver paura di prendere notturno per andare al cinema? Non è possibile. Ecco, questa è la tematica.
Allora che succede? Ci meravigliamo perché i nostri figli, i nostri... Io ho degli amici, dei conoscenti che stanno a Nuova Ostia. Si embriacano tutte le sere. Si fanno le canne tutte le sere. Alcuni si sono fatti pure le pere e alcuni sono morti pure. Allora, noi a sta gente dobbiamo andare a parlare. È lì che dobbiamo andare a prendere i voti. Un altro, poi, come vedi, perché vedi, l'ho detto che mi perdo, perché poi io comincio, mi perdono tutto. In questo modo che cosa succede? Succede che il Partito Democratico viene visto come il partito delle banche, dell'establishment, il partito borghese. A me mi dicono, tu sei del PD perché tuo padre, perché tu c'hai i soldi, quindi sei del PD. Sto cavolo, non è vero, io ho 28 anni, non lavoro. Ecco, e sono laureato, 110 lode, insomma sono andato a Firenze, mi sono fatto un mazzo così, avanti e indietro col treno, cioè voglio dire. Quindi il PD, l'idea che la gente si è fatta del Partito Democratico è che il Partito Democratico è un partito dei pariolini, un partito dei borghesucci così, capito? Che noi dobbiamo mandare tutti a casa, perché ne stanno tutti altri, capito? Questo è il tema. Continuo. Il tema della comunicazione. Allora, il tema della comunicazione è fondamentale, perché sennò noi facciamo lo stesso errore quando abbiamo sottovalutato Berlusconi con le televisioni. Allora, il Movimento 5 Stelle ha capito perfettamente che la nuova comunicazione, i giovani, i ragazzi arrabbiati, che cos'è? Facebook, i social, e secondo me io sono convinto al 100% che questi qua cosa hanno fatto? Hanno messo su proprio una sorta di, che ne so, associazione, di cosa, di comunicazione. Abbiamo litigato questo è lo squadrismo telematico. Allora, Renzi deve agire su due linee. Da una parte deve cominciare a ricostruire un'immagine del PD parlando alle periferie, cioè parlando, ma nel senso, cioè, che ne so, vi faccio un'idea, il PD organizza le grandi manifestazioni culturali nelle biblioteche, marchio PD messo qua, bello, sulle biblioteche comunali, eventi, cinema gratis per i giovani, questo va fatto, perché la gente ne ha i coglioni pieni. Poi dall'altra parte, scusate, ma io sono una persona purtroppo poi. E poi, per esempio, questa mattina Di Giorgi, che ha scritto questo post, dice, insomma, su Renzi, che praticamente avevano montato questo caso lì su. Ora non c'ho tempo di leggerlo, se no poi dopo perdiamo troppo tempo. E poi un'altra cosa, i candidati sindaco, cioè la gente che viene scelta dal PD per andare a rappresentare il PD. Ora, Fassino, tutto quello che te pare, bravissimo, ma c'ha una faccia da morto. Bravo! Tu non c'è veramente una faccia da morto, perché è ovvio che te vince quell'altra, perché questa c'ha una faccia, questo c'ha una faccia da morto. La gente c'ha bisogno di facce nuove, di facce giovani, di idee nuove, non di cadaveri che camminano. Poi, io Giachetti l'ho sostenuto, però Giachetti, anche lì, la partita era, si sapeva, Meloni, poi insomma si sapeva... Allora, anche la scelta di Giachetti, secondo me, non è stata una scelta, azzeccata. Bisognava prendere non uno che rappresentasse in qualche modo una certa idea di politica, così composta. Bisognava prendere, che ne so, una persona, che ti posso dire, che... Patrizia! Scusate, io vi dico quello che... Intanto, allora, mo hanno montato dal punto di vista della comunicazione tutta sta cosa, le donne, la prima donna sindaco, allora mo tutti quanti che parlano di sta donna sindaco, allora, intanto è sbagliato perché c'è Giachetti, perché la lotta doveva essere tra tutte le donne, primo, no? Secondo, tu ci metti Giachetti, che è uno che sei incarichi, sovraincarichi, è nata già la polemica ancora prima che fosse Giachetti, perché quello c'ha l'incarico, un sacco di soldi, prende un sacco, questi guadagnano un sacco di soldi, ma metteci l'insegnante, imbecille, metteci l'insegnante che se fa ancora così dalla mattina alla sera e vedi come i temi ritornano. Ecco, quindi questo per dire che cosa? Per dire che secondo me c'è bisogno di tornare alla realtà. Cioè Pasolini parlava di realtà, dobbiamo
cominciare a parlare, a rapportarci con la realtà, perché finché noi continuiamo a fare logiche di palazzo a destra, a sinistra, no, quello e quell'altro, non ci si curano più. Arrivederci. Anni insieme a Mario, tanti sono i nostri giovani del PD Euro, ma oggi ci siamo mescolati, c'erano tanti municipi, ringrazio Stefano, Giulia, Daniela che è andata via, Gianluca Santilli, la giovane leva del PD Futuro. Vi ringrazio, penso che di cose così, se stiamo alle 9 di sera, tutti prima all'ultimo, ascoltare gli interventi, è perché è stata un'assemblea ad hoc, vissuta, partecipata, abbiamo tutti voglia di dire la nostra, abbiamo voglia di dire che non vogliamo più andare avanti così, mi pare che il messaggio sia arrivato chiaro e forte, e che abbiamo soprattutto l'orgoglio, nonostante tutto, di essere il Partito Democratico, anche se vogliamo un Partito Democratico diverso, che cambi verso davvero. Quindi alla prossima assemblea, grazie mille. Valerio, ringraziamo Valerio che è stato la figura massonica di questa assemblea.